Cicloturiste e cicloturisti, ma buon salve. Sono le 7:30, la situazione è tipo che sono già partiti tutti. E noi invece siamo ancora qua. Raga, 8 passate, anche l'ultima pellegrina ha deciso di partire, siamo ufficialmente da soli in questa camerata gigantesca. Immaginate che tipo rifugio in montagna gigantesco da 5 miglia di posti, è tutto deserto. Beh, insomma, qua comunque al solito ci sono i bagni, le docce, veramente pulito tra l'altro come ambiente, sono rimasto stupito. Quindi come ultima cosa riempiamo l'acqua e poi si riparte. Raga, comunque è impressionante pensare che io sono partito da qua, più o meno Marsiglia, se la mappa continua si sarebbe qua, fino ad Arles, Montpellier, poi abbiamo seguito per Carcassonne, siamo andati a Lourdes, che è qua. Qua c'è Saint-Jean-Pied-du-Port, e poi abbiamo seguito Pamplona, poi la Reina, Esteia, Logroño, Navarrete, Burgos, Promista, León, Astorga, Ponferrada, e adesso Sebrero è più o meno qua. Adesso Porto Marina, passando a Sarria, è la nostra tappa di oggi. Poi qua c'è Santiago e qua invece c'è Finisterre. Veramente impressionante guardando la mappa, riguardando indietro è tanta strada. Basta filosofeggiare, adesso abbiamo una bici da sistemare. Ultimi per davvero, tanto che chiudiamo proprio il rifugio do Sebreiro. Adesso però la fame è tanta, quindi desayuno del peregrino. Ma lo sai che sei bellissimo? Sì, che vieni vicino, che bello, che mi scaldi tutto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Vai, vai, ale, ale, ale. Nos vemos a Santiago, Venga, che vada bene. Ciao. Raga, voi vi immaginate di partire così? Direi che tocca proprio alzare il drone. Cosa bolle in pentola? No, lì c'è la pentola. Ma che carino! Io ho ancora il casco. Abitudine nel casco. Comunque, uno dei ricordi più belli che ho nel cammino che ho fatto a piedi 6 anni fa è che la colazione la facevo sempre salata. Mi piaceva un sacco fare la tostada con l'olio e il sale. Il più giovane cuoco a prendere tre stelle Michelin. Poi la partita dopo, vecchio, uno mi ha inculato subito. Dopo 2 minuti mi ha fatto scacco matto. Vecchio, me l'ha giocata bene. Dovete sapere che Omero di notte non dorme, cioè lui gioca a scacchi e appena ha un momento libero, magari anche a cena, dopo cena, si mette lì a giocare a scacchi online. Mi sta intrippando anche a me, solo che lui ci gioca anche di notte. Io voglio andare allo stesso qua. Quanto mi mancava una tostata al mattino con l'olio e il sale, cioè. Computer attivo, strava attivo e possiamo tuffarci nella nebbia in discesa. Raga, prima comunque il panorama era qua, adesso non c'è più niente. Andiamo? Buenos dias. Buenos dias. Ci. Sì, ciao, buon cammino. Go! Buon cammino. Ciancia le bande, abbiamo ripreso la strada, lasciamo Sebreiro. E vamos a Triacastela! Woo! Palle essere un videomaker. Raga, sta collina è troppo perfetta. Sembrava tutta discesa. Salitino così all'8%. Serve a svegliare un po' i muscoli. Alto Dos Arroques. Forse questo è il punto più alto, adesso tutta discesa.
fino a Porta Marina. Buon cammino. Ciao, buon cammino. Ciao. Yes, how was it yesterday? Tough. And we had a hangover. Oh really? To yeah, celebrate? No, yeah, the day before, the night before, we were drinking whiskey and coke. So and we today is really... Yeah? Today is better. where are you going? Today Porto Marin. Okay. And tomorrow, Santiago. And the day after tomorrow, Finisterre. Whoa! So finished. You're going fast. Wow, have a good trip. Yes, enjoy your 6 days of Camino, maybe. Yes. Ciao, enjoy. Ciao. Ciao, buon cammino. E si sale ancora. Però raga, panorami qua alla mia destra che... Ci eravamo illusi raga. Là c'è un altro alto. E a Tre Castella sono 15 km. Vedi, vedi, questo è ancora più alto. È un alto più alto. Abbiamo fatto 8 km e siamo saliti e basta praticamente. Quindi sarà l'ultimo scollino? Non ho idea. Alto d'Oppoio. Ecco perché si chiama Alto d'Oppoio. Dimmi che per tre polli che ci sono così. Dici no? Potrebbero esserci un anno sì, 10 anni no. 150 a Santiago comunque, c'era lì il cippo. Che piacere vedere questi cartelli. Piena montagna, strada perfetta per pedalare, asfalto ok, spazio lato anche della carreggiata. Fa proprio piacere vederli. Buon cammino! Ciao! Buon cammino! E a tutta 50 all'ora in discesa. Ah! Gasato, gasato. Tre Castella! Eccola! Già a Tre Castella siamo arrivati. Buon cammino, buon cammino. Ciao! Ma dove siamo finiti? Albergo è molto bonito. Ah, grazie. Spero che sia limpio. Ah sì, tu lo stai riempiendo? Sì. Tac. E sei nel monasterio di Samos? Sì. E l'albergo è nel monasterio? Esatto. Hai 4 o 8 monjos. Ma che bello. Raga, a caso ci siamo fermati. Il bagno sta bene, però suolo sta... Bello, bello, bello. Abbiamo preso anche il seglio. Adesso andiamo a... non a Sarria, facciamo una deviazione perché il ragazzo qua si ricorda di un posto bello. Fammi vedere quanto disgelo c'è, dai. Deviazione verso la cosiddetta casa dell'alchimista. Non è lungo la strada principale per arrivare a Sarria. Una deviazione non brevissima. Omar mi ha detto che vale la pena, quindi andiamo. Usti. Gran premio della montagna. Ma guarda, questa è proprio giungla, raga. Avete presente lo stereotipo della Spagna come paese caldo, tutto brullo, sterrato, un po' magari simile al sud Italia? Ecco, prendete e dimenticatevelo quando si è entrate in Galizia. Foreste, 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 freschino e soprattutto salite. Quelle in Galizia non mancano mai, raga. Assurdo raga, siamo in Irlanda in una giornata di sole. È uguale, è così l'Irlanda.
Buongiorno. Scusi, lei cosa sta facendo? Lei cosa sta facendo? Ah, ecco l'indicazione del cammino. Hola. Hola. Indicazione per la casa dell'alchimista, 100 metri. Attenzione, foglie bagnate. È questa? Sì. Che bello questo libero tutto colorato. Salta su. Ciao. Così diciamo sono gli unici esseri viventi che abbiamo beccato alla casa dell'alchimista. Lui non c'è. Andava prima Omero, che si chiama, diciamo, alchimista, perché crea queste collane con una sabbia particolare di Lanzarote. Vitrificando la sabbia riesce a come incollare queste pietre ad una ghianda. Sono molto molto belle. Io mi sa che quasi quasi me ne prendo una, più che altro la ricordo di questo posto. Prendo che questa. Poi ovviamente quando c'è lui solitamente ti spiega tutto il significato anche delle pietre, che ogni pietra corrisponde anche magari il carattere o queste cose qua. Ovviamente noi siamo stati sfortunati, poi oggi è anche domenica, quindi ci sta che non abbiamo beccato, ma almeno abbiamo beccato lui. Ciao amore! Cosa c'è? Abbiamo preso due collane, entrambe erano qui, in questa posizione. Io ho preso questa che è molto bella, presa con la ghianda e poi qua il suo laccetto. Sono le 12 passate, quindi adesso ritorniamo sulla strada. In realtà il cammino passa da qua per una deviazione, quindi non siamo completamente fuori strada. Io c'ho un po' di fame. Piega! Raga, quella là in fondo è Sarria, è tutta discesa, mo. Vabbè raga, è successo. Tra l'altro ho bucato mentre stavamo facendo quella curva a tipo 40 all'ora e quindi il sottoscritto è caduto. Non mi sono fatto niente, non ho male, ho un po' sbrigato qua la maglia, che tra l'altro ha strusciato sull'asfalto, quindi si è rivelata essere molto resistente. Ho un paio di buchi qua nei pantaloni, però per il resto diciamo che mi è andata veramente di lusso, perché poteva andare molto peggio. 9 forature in 13 giorni. Vabbè dai, meno di una al giorno. Sfiga, non è solo mia. Cioè, nello stesso momento, adesso non so se la telecamera rende, però... è entrato un insetto, ho sentito un beccone forte e mi sono fermato alla curva e contemporaneamente è caduto. Sono caduto io. È andata veramente di lusso perché non ci siamo beccati. Stavo andando più o meno 40 all'ora, sono riuscito a rallentare, secondo me a 20. Cioè, anche a 20 all'ora ci si può far male. È andata bene, raga. È andata molto bene, dai. E prendiamo la marcia. Questo è a vetro. Ricordatevi raga che se potete riparatela, se no esistono anche dei centri di recupero per le camere d'aria. Tipo le portate alla Decathlon, loro sanno riciclare correttamente. C'è una panneria qua di fianco, stava chiudendo la serranda. Ho preso questa impanada raga col baccalà a 6 euro, ma raga pesa tipo un chilo. Due tortiglia, due birra, una cochina, 2,50 euro a testa. Ma che bella è la Spagna. Che noi pensavamo di fare pochi altri chilometri arrivando a Porto Marino oggi, che da qua dista poco più di 20 chilometri. Però in realtà abbiamo sbagliato i calcoli. E se arriviamo a Porto Marino il giorno dopo, per arrivare a Santiago dobbiamo fare 94 chilometri con 1500 di dislivello. Quindi oggi cercheremo di arrivare un po' oltre Porto Marino. La strada sale un po' uscendo a Sarria, però poi per Porto Marino scende di bestia. Quella me la ricordo come tappa, era molto bella come città. Vedo l'ora di tornarci, però prima... un po' scaduta, un po' a 50 km. Insomma, non è super easy, però. Dai, ce la facciamo.
Buon viaggio. Buon viaggio, buon viaggio. Vale, hasta luego. Ciao. Stiamo beccando un po' di ciclisti. Dunque, ho lasciato la strada perché ho visto un cartello che diceva che qua dentro c'era l'indicazione, il famoso chip degli ultimi 100 km per il Cammino di Santiago. L'unica cosa è che io sono già entrato in 2 km tutti in salita, come potete ben vedere. Però per raggiungerlo da qua sarebbero altri 2 km e mezzo ancora più in salita. Si trova a Ferreiros la località, se siete interessati e se state viaggiando in bicicletta. Sarebbe stato fighissimo farsi la foto, perché comunque è emozionante, però devo dire che in realtà dopo la caduta, ok che non ho avuto dolori, però un po' di adrenalina, un po' di presa male ancora ce l'ho. Se era dentro di un altro chilometro ci andavo giusto per fare la foto, però non è quello l'importante. Sì, ci sono pure le cose che fa piacere fotografare, alla fine anche io faccio Instagram un po' per lavoro, anche questi video per YouTube sono il mio lavoro fondamentalmente, quindi ci sta creare contenuti, ci sta sforzarsi per farli, però non devo, diciamo, fare queste salite un po' per nulla, devo utilizzare le energie nel modo giusto. Torniamo tutta sulla carrettera e ce la godiamo, dai, anche perché adesso è in discesa praticamente fino a Porto Marin, quindi è giusto così, dai. Non avrò la foto dei 100, ma poco importa. Comunque mi ero illuso che fosse finita la salita, ce n'è ancora per Paradela. Si fa sentire alle 4 e mezza dopo 65 km. Dai, yeah. Che bella che è la Galizia, tutta verde, veramente tutta verde. A un certo punto potevo dire come la mia fantastica maglietta di PH. Ok, poi è arrivata la bajada comunque. Dai! È per me, eh? Vuoi? Grazie, sì. Buona Ferreiro. Niente raga, come un pirla sono caduto di nuovo. Stavolta stavo andando piano. Devo essere scivolato qua da qualche parte. E niente, c'è un po' di sangue qua. Ah. No dai. No, sto bene. Non ho battuto la testa. Ho praticamente appoggiato qua il gomito al ginocchio. Stavolta non ho forato, però proprio devo essere scivolato da qualche parte qua. Mi placco con l'adrenalina. Omar che non mi ha sentito perché lui era un 50 metri più avanti. Non stavo filmando, non stavo facendo niente, però proprio perso il controllo, mi sono capottato. Si è fermata una macchina, mi ha chiesto se avevo bisogno di aiuto. Già non ero mai caduto in un viaggio, due volte in un giorno. No, niente, non so cosa dire, passo e chiudo. Devo aver preso male la curva. E niente, adesso raggiungerò Mero, che è un paio di chilometri più avanti, piano piano. Fortuna veramente che non mi sono fatto nulla. Però cazzo, posso dire cazzo? Viaggiando in bici succede anche questo. Succedere a tutti, veramente a tutti. A me non è mai successo, quindi sempre occhi aperti, mi raccomando. Sì, Porto Marin me la ricordavo con questo ponte che per chi come me ha le vertigini è veramente interessante. Dove sta camminando quel pellegrino? Cioè, vedete, ci sono delle chiazze di umido, ma non è bagnato. Quindi è una roba super infida. Cioè, tipo qua, non so se si vede che c'è un po'. C'è dell'umido. Secondo me è per quello che sono caduto. Ho preso una chiazza di questo umido e ho perso il controllo, raga. Ci siamo fermati in un bar a farci dare del disinfettante. Qua abbiamo disinfettato tutto, ginocchio, gomito e anche qua dietro alla schiena, un po' la mano, però dai, sto bene, riesco ancora a sdronare. Adesso tocca a me farlo. Il problema è che soffro di vertigini. È bello altino. Adesso devo dire bene, diciamo che il dolore è solo all'orgoglio, perché sto pedalando alla stessa velocità che avrei pedalato da sano, perché adesso stiamo affrontando
po' di salita. Andiamo veloci. Meglio così, però è veramente importante oggi fare più chilometri possibili, perché se no domani, tappone finale per Santiago, so già che domani avrò un po' di male, quindi è importante spingere un po' adesso, provare a stringere i denti così domani da dover fare veramente poca strada e arrivare vittoriosi a Santiago. Ok, ok. Magari aveva fatto delle buone gare, ma non massimo. E io invece... se ne eravamo sopra una di quelle montagne là in fondo, sarebbe stato figo farlo con quello del 100, però mi sa che se lo sono dimenticato da qualche parte. Sono le 7:10 e se in Francia a quest'ora era già buio quasi, qua invece di luce ce ne abbiamo ancora, quindi proviamo ad andare avanti fin quando ce n'è. Centino lo facciamo, dai, siamo 88. Non è male. Buon cammino, ciao! No, no, no matamos nada! Come si vive qui? Qui si poteva vivere meglio. Ser che la gente se marcia tutta da qui. Se va a Madrid, a Barcelona, a La Coruña, a Vigo. Todos a la ciudad a trabajar. La gente no ve un futuro muy, muy halagüeño, muy bonito aquí. Cuando yo era piccolo, qui era la scuola, eravamo 80. Pero ahora ya no quedan niños. Los niños que venían aquí a la escuela, aquí no están. Y las mujeres, vía, que está el marido que con le mucche. No, 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 no. La ragazza dice al suo final. C'è troppo merda, dove la mucca è sempre merda. Io sarò qui fino a 110 anni, ma è così forte. È una maniera, mangiare prodotti del campo. Sai, mangia un prodotto del campo, le dente tutti sani. Mangiare prodotto naturale, restare sempre con la forza. Fare l'amore fino a 90 anni, 100 anni. La mia moglie mi dice delle volte. Ma tu vuoi ancora? Sì, sì, due volte per giorno. Mai una. No, no, una al mattino e una alla sera. O al pomeriggio. Altrimenti vado fuori a cercare una ragazza giovane. Grande così. Lei non mi crede, eh? Ah, io te credo, io te credo. Non mi crede. Che bomber. Sì, sì. Bomber è vero, bomber è vero. Non è una mentira, eh? No, no, già te credo, già te credo. Grazie, José. Nos vamos por la calle. Non so cos'altro dire se non che siamo quasi arrivati, quindi dai, ci vediamo dopo a meno di stravolgimenti vari. Allora, perché di Palais del Rey ci siamo arrivati. Vabbè, questo è il tocco finale, raga, empanada de carne. Sono un po' ripreso, diciamo che la giornata è stata bella. L'alba è stata una roba assurda, la discesa dal Sebreiro, tanta roba. La casa dell'alchimista, anche quella veramente assurda. Cioè adesso sto un po' zoppicando, ho preso del ghiaccio prima da una farmacia. Comunque mi è andata veramente di gran lusso. Ah, tra l'altro stavo pensando che io in 6 anni di viaggio, in 6 anni che viaggio e di chilometri, posso garantirvi che ne ho fatti tanti, non sono mai caduto viaggiando in bici, mai. E oggi sono caduto 2 volte. Quindi direi che per i prossimi 6 anni o anche 12 sono a posto, no? Vabbè, tocca stringere i denti per 2 tappe e poi è fatto. Ci tengo a precisarlo, raga, quando viaggiate, comunque quando siete in bici, casco sempre ben allacciato. Io non ho battuto la testa, in ogni caso è sempre meglio essere sicuri. Mi raccomando, indossate sempre il casco. Domani arriviamo a Santiago di Compostela. Ah, è vero! Tutto questo domani, raga, arriviamo a Santiago dopo... 1500 km, quindi tanta roba. Io spero che questa tappa vi sia piaciuta. Un ringraziamento come al solito ai fantastici Patreon che sostengono il canale, qua i loro nomi e link in descrizione se anche voi volete sostenere il canale. Bene raga, io e il mio nuovo amico pizzaiolo vi salutiamo e ci vediamo alla prossima tappa. Dai che arriviamo a Santiago e poi arriviamo a Finisterre e poi riposerò, credo. Va bene, buonanotte, ciao.